Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale Rita Chef Channel. Andiamo avanti con le preparazioni del carnevale, per cui facciamo le mie castagnole. Le mie perché vi propongo la mia ricetta di castagnole morbide. Io le chiamo castagnole al cucchiaio e penso che scriverò anche nel titolo le castagnole al cucchiaio. Andiamo a vedere gli ingredienti. Preparo come al solito una piccola dose e voi, avendo bisogno di quantità maggiori, andrete a moltiplicare. Mi raccomando, con estrema precisione, non andiamo mai a caso. Le dosi dolci devono essere rispettate, altrimenti il dolce non viene, ok? Allora, due uova intere, buccia grattugiata, scorza grattugiata di limone, se possibile, qui c'è ancora la foglia, lo vedete, se possibile non trattato, un cucchiaino, questa quantità di lievito per dolci, un cucchiaino, quindi per due uova, questa è la dose per due uova. Due cucchiai molto colmi di zucchero semolato. Due cucchiai normali di latte intero, due cucchiai di olio di semi di mais e 150 grammi di farina. Sul retro vedete una padella, ve la porto a far vedere, poi la vedrete, non molto larga perché ho bisogno che, diciamo, ho bisogno di friggere, anche se dobbiamo friggere molto, io devo friggere un pochino per volta, quindi l'olio deve essere alto e non su un contenitore troppo dispersivo, ok? Per questo motivo ho scelto questa padella che è, diciamo, ha un diametro molto, diciamo, limitato. Poi, siccome in cucina ci vuole organizzazione, vicino alla padella mi sono, organizzata con un vassoio una schiumarola che mi servirà appunto per togliere le castagnole dall'olio, dello zucchero semolato, questo non è pesato perché la castagnola io la tuffo una volta messa nel recipiente con carta da forno, vado a mettere subito lo zucchero semolato, ce la tuffo proprio, ce la faccio, diciamo, rotolare in maniera tale che assorba la quantità di zucchero all'esterno e questa deve essere un'operazione fatta al momento in cui la castagnola esce dall'olio, quindi quando è bollente, altrimenti lo zucchero scivola via. Iniziamo la nostra preparazione cominciando a battere i, no i nostri tuorli con lo zucchero. Li lavoro con le fruste elettriche, non devo preparare un pan di spagna, ma comunque cerco di montarle bene perché più l'uovo è montato, più la castagnola sarà soffice. Ci possiamo accontentare. Allora, ho detto non deve essere un pan di spagna. Quando facciamo il pan di spagna, se vi ricordate, ve l'ho fatto vedere, no? Si alza la frusta e deve rimanere un vero e proprio becco di uccello, ok? Noi adesso non ne abbiamo bisogno, però comunque dobbiamo poter scrivere in questo modo con il nostro impasto. E poi comunque ve ne accorgete perché l'uovo si è schiarito, cambia colore. A questo punto vado a grattugiare, tolgo la foglia, vado a grattugiare la scorza del limone. Limone ben lavato, mi raccomando, anche se poi la castagnola va fritta in olio bollente, però comunque dobbiamo lavare sempre tutto molto bene. L'igiene in cucina è fondamentale, non mi stancherò mai di ripeterlo. Ok, abbondo un pochino con la scorza del limone perché mi piace tantissimo l'aroma che lascia. Quindi aggiungo l'olio. Mi raccomando, seguitemi e mettete gli ingredienti così come li sto mettendo io. E il latte. Mantengo ancora un pochino, giro ancora con la frusta un pochino, aggiungeremo da ultimo lievito e farina setacciata. Ora lievito, il cucchiaino, ce l'ho caduto un pochino sul piattino. Ancora un pochino, lo faccio amalgamare, un secondo, e andiamo a incorporare la farina. La farina, come ben sapete e come ben ripeto sempre in ogni mia video ricetta, setacciata per evitare la formazione di grumi. Andiamo a setacciarne 3 cucchiai alla volta e la incorporeremo tutta perché questa dose è pesata, quindi è perfetta così. Metto 3 cucchiai e la lavoro col frullatore e vado ad incorporarla tutta al mio impasto, alla mia crema. E adesso
finiamo di aggiungere la farina. Aiuto col cucchiaio perché non voglio che fuoriesca. Deve risultare dal nostro composto. Aspettate che pulisco bene la bolla intorno con l'aiuto di una spatolina. E questo è quello che dobbiamo ottenere dalla nostra pastellina per, vedete? Ecco, questa è la densità che anche il vostro composto dovrà avere. A questo punto, olio già caldo, portato a temperatura, ma immediatamente abbassato. Mentre la frappa deve friggere in un olio che portiamo a temperatura 180 gradi e deve rimanere così costante, quindi la frappa comunque è leggera, delicatissima, va giù e su. La castagnola, allora la grandezza della castagnola la decidiamo noi, adesso io vi farò vedere quanto la faccio grande perché io andrò a lavorarla con due cucchiai, ok? Però, a prescindere da questo, la castagnola, se noi la facciamo cuocere immediatamente all'esterno ci si scurisce e dentro rimane il midollo. Quindi la temperatura dell'olio è fondamentale, ok? Se avete un termometro, non lo fate, utilizzatelo e non fate arrivare l'olio a 180 gradi. Cercate di stare sui 150 gradi, altrimenti regolatevi. Vi faccio vedere, adesso a me non serve, però io ve lo faccio vedere. Regolatevi con la prima, guardate, tuffiamo la prima, così con due cucchiai, andiamo a formare la nostra pallina e vediamo che succede. Guardate, se la telecamera si avvicina ve lo fa vedere. Questa è la temperatura dell'olio che a noi serve. Adesso che succederà? Che la castagnola si girerà su se stessa, eccola lì, vedete? Vedete come si è girata? L'olio frigge perché lo vedete dalle bollicine, però non ci ha scurito subito la castagnola. Quindi noi andremo a ottenere una castagnola perfettamente cotta, asciutta ma dorata, e questo è fondamentale, ok? E un'altra cosa veramente fondamentale è il fatto di gestire un po' di castagnole per volta, non ne dobbiamo mettere all'interno troppe, ok? Quindi io adesso una alla volta le vado a tuffare nell'olio. Vedete come girano da sole nell'olio? E come cuociono lentamente per bene e non le dobbiamo lasciare scurire, queste sono pronte già. Quindi vado a togliere quelle che già hanno cambiato leggermente colore. Ecco, questa è la colorazione finale che devono avere, anche un pochino più chiara. Vado a metterle così all'interno della mia ciotola con carta assorbente. Nonostante non ne ho messe molte, vedete? Ve ne accorgete dal colore, queste così messe per ultimo, ma comunque poi ve le aprirò e ve le farò vedere che comunque all'interno nessuna di esse ha il midollo, perché sono cotte molto molto bene. Mentre finiscono di cuocere quelle, vi faccio vedere la cosa da fare fondamentale. Guardate, zucchero, eh? E poi le muovete così con la carta e lo zucchero resterà così bollenti attaccato alle castagnole. Se poi non volete utilizzare questo metodo, potete utilizzare lo zucchero a velo, ma io le faccio così. Vado a togliere anche queste due. Zucchero. Pulisco leggermente, vedete, l'olio da questi pezzettini. Questo fatelo sempre, mi raccomando. E continuo a friggere in questo modo. Alla stessa identica maniera di come vi ho mostrato, una alla volta, così.
Non vi preoccupate dei cornettini che restano, perché quelli poi una volta, se non ci piacciono, una volta che sono fritte li possiamo togliere, ma insomma le castagnole sono belle così. Sono fatte a mano, non devono essere perfette. Per essere perfette dovremmo farle con il sac à poche, ma a me non piace. Io la faccio così col cucchiaio. Ecco, anche le ultime castagnole sono pronte, quindi le vado a togliere. Le metto immediatamente, una piccolina, si è scurita un po' di più, non fa niente, quella se la mangia la padrona di casa. Agli ospiti gli diamo le più belle. Vado a mettere lo zucchero a velo, faccio questo lavoro qui. E ora vado a preparare il mio piatto. Non crollare, ecco qui. La piramide è fatta. Ecco le castagnole di Rita. Sono morbidi, morbide, friabili, leggere, leggere, leggere. Non finirò mai di dirlo. Oggi sono squisite, domani saranno altrettanto squisite. Adesso ve la apro e vi faccio vedere che con questo modo di cottura, guardate, la vedete? Non c'è midollo. Guardate com'è morbida, guardate. Vedete? Non è la castagnola fatta a gnocchetto, no? Quella castagnola che si fa comunque l'impasto, diciamo tipo frappa, anche se con ingredienti diversi, che si deve lavorare con le mani, fare degli gnocchetti. Quella è una castagnola molto più, raccoglie molto più farina, quindi non sarà così morbida come questa. Il segreto di questa sono gli ingredienti precisi, sì, ma la temperatura dell'olio in cottura. Mi raccomando, ribatto su quello: se andate a friggere le castagnole su un olio troppo bollente, troppo forte, rischierete di ottenere questo colore dorato, ok? Immediatamente, ma dentro troverete ancora la crema liquida. Quindi mi raccomando, seguite i miei consigli. Detto questo, io vi abbraccio forte, spero di esservi stata d'aiuto e vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi comunque e sempre di iscrivervi numerosi al mio canale e fare il clic sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un abbraccio forte forte a tutti da Rita.